Maschere e coriandoli, ma soprattutto la gioia dei più piccoli nel periodo più colorato dell'anno. Nemmeno la pioggia ha fermato oggi la sfilata di carnevale di Borgo San Sergio, che quest'anno ha abbinato alla consueta festa anche una tematica particolare e molto attuale, quella della sensibilità all'ambiente e al corretto smaltimento dei rifiuti. E sono proprio i bambini delle 15 scuole coinvolte oggi i veri protagonisti di uno dei giorni di scuola più divertenti dell'anno scolastico. Il tema è scovazze, scovazzoni, abbiamo sfruttato i bambini, tempismo perfetto, la musica adesso, perché i bambini sono molto più bravi di noi su questo tema e quindi magari con la loro allegria, la loro fantasia, con le maestre, cerchiamo di sensibilizzare un po' tutti, di non trovare scovazze sempre in giro, no? Bel cappello! Dove l'ha trovato? L'ho trovato in negozio. Poteva essere altrimenti. No, è un cappello caratteristico perché ha su tutte le uscite che abbiamo fatto, le varie missioni per noi. Ovvero, cioè? Ossia, eravamo a suonare in varie parti, qua era in Inghilterra. Avete fatto tutto in classe, tutti i vestiti? Sì. Tutta la settimana? Sì, abbastanza giorni, sì. Anche se oggi i poveri sono decimati, causa un po' il tempo, un po' l'influenza. Ma siamo qua. Chi con tappi di plastica, chi con la carta stagnola, sacchi della spazzatura, foglie, scatoloni. Il tema scelto è stato sviluppato dentro le aule scolastiche e portato in giro per il rione nell'ora e mezza circa di sfilata, aperta dal carro e accompagnata da percussioni, trombette e diverse maschere di tutti i tipi. Quante volte durante il carnevale vi è stato detto bel costume? Guardi, ogni carnevale, perché io e il collega Andrea, che voi conoscete bene, e ormai lui è una star della televisione, siamo sempre di solito ad aprire la sfilata di carnevale e ci mettiamo dopo con le moto a fare tutte le fotografie con i bambini. Quest'anno forse ci porteremo anche gli occhiali e la parrucca. Ma da piccolo si vestiva già da poliziotto oppure preferiva altri vestiti? Io sono guardia dentro, Se quando giocavo a guardie e ladri ero sempre fra le guardie, non so perché. I bambini sono bravissimi, riciclano sempre. Scovazze non manca.